Portare in Parlamento siciliano la sfida della transizione ambientale digitale è un impegno che ho assunto con un obiettivo preciso, quello di favorire un cambio di passo significativo su innovazione tecnologica, green, economia circolare e crisi climatica. Con queste parole la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, José Marano, ha commentato la costituzione dell'intergruppo parlamentare EcoDigital all'Assemblea regionale siciliana. Insieme ai miei colleghi deputati regionali porteremo avanti progetti e azioni concrete per far sì che la Sicilia colga le opportunità di questa sfida che non possiamo assolutamente sottovalutare o peggio ancora perdere. L'intergruppo parlamentare appena costituito rappresenta la risposta all'appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro e oggi presidente della Fondazione Univerde, promotore della rete EcoDigital. La sfida EcoDigital per la transizione ecologica e digitale si rafforza. Nasce il primo intergruppo in una regione italiana, nel Parlamento regionale della Sicilia, e ringrazio José Marano dei 5 Stelle, che è la presidente di questo intergruppo, e tutti però i 15 deputati e deputate regionali che appartengono a tutti i gruppi parlamentari del Parlamento siciliano. La prima iniziativa dell'intergruppo EcoDigital del Parlamento siciliano la faremo per il contrasto alla siccità, che è una grande emergenza nell'isola, ma anche in tutto il Mediterraneo. Portare in Parlamento siciliano la sfida della transizione ambientale e digitale è un impegno che ho assunto con un obiettivo ben specifico, quello di favorire un cambio di passo significativo su green, innovazione tecnologica, crisi climatica, economia circolare. Tutti i temi che confluiranno nell'intergruppo parlamentare, e ringrazio tutti i miei colleghi deputati che con molto entusiasmo hanno aderito a questo progetto. Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio, che da sempre si fa promotore della sfida EcoDigital. La Sicilia non può perdere questa opportunità, deve cogliere questo momento, cogliere questa sfida che non si può assolutamente sottovalutare. L'onorevole Marano ha comunicato che in data 7 agosto 2024 è stato costituito l'intergruppo parlamentare EcoDigital.